La nostra azienda nasce nel 1976 in una zona molto vocata dell'Abruzzo e pian piano siamo cresciuti e a un certo punto ci siamo trovati nemmeno noi a accorgersene che eravamo cresciuti così tanto, fino a quando un giorno ho pensato che era importante la qualità del vino, ma era molto più importante strutturare l'azienda, sia sotto il profilo finanziario, sia sotto il profilo organizzativo. Per noi l'innovazione è fondamentale, che significa innanzitutto essere vicini al gusto delle persone, essere vicini sempre a braccetto con la tradizione, ma l'innovazione ci porta a crescere sia in modo di qualità che avvicinare sempre di più le tendenze dei consumatori in tutti i mercati, che sono spesso diversi l'uno dall'altro. Noi siamo leader in alcuni paesi, tra i primi vini italiani più venduti, come in Svezia, che è il nostro secondo mercato, e la Norvegia, che è il nostro terzo mercato. In altri paesi come l'Irlanda, Finlandia, siamo tra i primi vini italiani. Prima o poi arriveremo sicuramente al primo posto. Abbiamo un'azienda oggi con oltre 100 dipendenti, siamo circa 110, e tutti insieme leggere che 2 anni fa eravamo al secondo posto e nel 2014 siamo entrati nel primo posto nel vino più venduto negli States è una soddisfazione che ha un doppio valore. Uno, perché abbiamo con l'innovazione controllata sul discorso qualità, cioè quello che il vino piace al consumatore americano, che è diverso da quello che piace a un consumatore europeo, e questo grazie alla ricerca continua. 2 anni fa, insieme con il nostro advisor, il dottor Giulio Caso, abbiamo programmato e soprattutto progettato quello che potevano essere le sfide legate a un medio termine. Nella progettazione abbiamo realizzato il controllo di macro aree, Cina, tutta la zona Far East, la zona America e Sud America, la zona Europa e Nord Europa, e chiaramente questo è stato possibile realizzarlo, soprattutto la fiducia, che è la cosa più bella dopo aver venduto tanto vino, ricevere tanta fiducia come un partnership con SACE, che ci ha dato la possibilità di realizzare questo progetto che ci porterà ancora a crescere, crescere sani, ma soprattutto crescere con i progetti che ci siamo prefissati qualche anno fa. Grazie a SACE siamo riusciti a creare questo controllo nella zona Far East con una persona che vive a Taiwan in questo momento e ci controlla tutto il mercato, dal Giappone fino a Singapore, Hong Kong, Corea, eccetera. Spesso si lega il progetto al risultato. Il risultato non arriva se tu non hai programmato e progettato. Per cui c'è sempre qualcosa che non dà tranquillità.